Che cos'è il connettoma? Il connettoma è una corrente neuroelettrica informazionale, quindi è quello che il cervello produce, che arriva pieno pieno di informazioni, che determina la traccia di memoria di quello che io sto imparando, cioè quello che mi fa ricordare l'informazione in entrata, e che viene portato dalle strutture molecolari mentali del mio cervello, le strutture molecolari. Quindi quello che io sto imparando in questo momento non è qualcosa soltanto che l'emozione va a modificare perché mi sto sentendo troppo, no, emozionato, e quindi modifica il mio apprendimento perché l'emozione mi fa dimenticare tutto, ma addirittura me lo fa ricordare, recupero l'emozione negativa o positiva della mia forte emozione, non solo me lo ricordo per quello che ho provato, ma passa dalle mie strutture mentali alle mie strutture molecolari, cioè influenza quello che io sto imparando, come lo sto imparando e il mio essere, perché la struttura molecolare è il mio essere. Allora voi capirete che quando noi parliamo ad un bambino, in questo caso, a degli adolescenti, a degli adulti, e stiamo facendo apprendimento, o stiamo facendo una seduta di arte terapia, o stiamo facendo un incontro, un setting, quello che noi diciamo va a modificare le strutture mentali e molecolari di quelle persone, cioè va a definire quello che loro imparano e quello che loro sono. Allora, perché ricordiamo sempre queste benedette esperienze negative? Cioè, perché io mi ricordo sempre di quanto sono stato male, che non sapevo bene la lezione, e da allora io non ho mai più studiato la matematica perché mi hanno detto che non sono capace? Perché il nostro cervello è un cervello antico. Cioè ha una parte di cervello antico, ci siamo evoluti dalle scimmie, le strutture del cervello hanno conservato una parte primitiva, quindi prima del cognitivo, nella quale siamo programmati per questo. Quello che è bello lo ricordiamo, lo viviamo intensamente, ma lo ricordiamo per brevissimo tempo, perché siamo programmati per cercare sempre nuove cose belle. Quindi io sono felice, è stato intenso ma breve, no? La famosa frase. Sì, perché il cervello è proprio quello. Cioè, il cervello dice, ho bisogno di ricercare, il cervello antico, continuamente emozioni belle. E quindi me ne devo dimenticare, dimenticati di questa cosa bella e vai subito a cercare un'altra. Così. Invece, per le cose brutte, cosa accade? Che l'intensità più bassa, questo misurato con le onde Hertz, non è che ce lo siamo intuitivamente, misurando il cervello delle persone che provano felicità, la provano intensamente e per una durata brevissima. Misurando il cervello delle persone che provano emozioni invece negative, come l'angoscia, la paura e tante altre, l'intensità è molto più bassa, però la durata è lunghissima. E perché sempre il famoso cervello arcaico, il nostro cervello di tutti, si deve ricordare che quello che ti fa male, te lo devi ricordare quello che ti fa male, perché lo devi evitare. Se non te lo ricordi, non lo vai a evitare. Diciamo, non ricado più nello stesso errore. Perché so che mi fa male e quindi devo scappare da quello che mi fa male. E il cervello dice ricordatelo, ricordatelo, ricordatelo.